Nel precedente episodio, i Locomonauti non sono riusciti a partire verso Galar a causa di problemi per la nave, mentre Roy ha fatto la conoscenza di un Vatrel piuttosto particolare. In questa puntata, Dot cerca di sistemare i problemi dell'aeronave e dei Locomonauti, ma pare che nemmeno una mente come la sua riesca a capire che cosa stia succedendo. Il Noctowl a bordo riesce a richiamare l'attenzione di Friede, facendogli notare che ci sono dei Magneton nelle vicinanze. Una volta scacciati con il suo Charizard, pare che il segnale della zona riprenda a funzionare decentemente. Nel mentre, Roy è riuscito a ritrovare il Vatrel incontrato poco prima, con il Pokémon che osserva uno stormo di suoi simili mentre prendono il volo. Dopo aver scampato pericolo da una Vespiquen irritata da Fuecoco, Roy riesce ad avvicinarsi al Pokémon donandogli una bacca arancia, con Vatrel che pare manifestare alcune difficoltà nel volare. Liko e Marduk nel frattempo sono andati a fare shopping, ma in realtà quest'ultimo voleva principalmente ringraziare la ragazza per aver coinvolto sua nipote Dot al picnic, chiedendole di continuare a starle vicina. Tutto mentre Friede continua ad investigare su quel che sta accadendo nei dintorni della zona, inseguendo uno dei Magneton. La ragazza incontra poi Roy lungo la strada, che sta tentando di invogliare Vatrel a gettarsi da una piccola altura per farlo volare, con Delfino che può attutire un'eventuale caduta. Il Pokémon così riesce a vincere la sua paura grazie al suo amico. Il Magneton che inseguiva Friede trascina il professore in un vicolo cieco, tenendogli una trappola assieme ad un Behiyam. Due Pokémon, guidati a distanza da Spinel degli esploratori, mettono in pericolo sia Friede che il suo Charizard. L'allenatore è dunque costretto a sfoderare un asso dalla sua manica, la teracristallizzazione di Charizard di tipo buio, e con un potente terascoppio riesce a far molti danni a Behiyam, con il Pokémon e Magneton che battono in ritirata da Spinel. Nonostante ciò, quest'ultimo è comunque soddisfatto di ciò che ha visto. I Locomonauti si riuniscono sull'aeronave, alla quale serve tutta la nottata per completare il ripristino, mentre Roy pensa a come infondere ancora più coraggio a Vatrel. Il mattino dopo, il ragazzo ha preparato una copia del Pokémon fatta con del cartone legata ad un amo, andando verso di lui a mostrargli la sua idea, legarlo a questa cinta di sicurezza per farlo abituare al volo. Con questo, Vatrel riesce finalmente a volare quanto basta per raggiungere i suoi amici. Per Roy è tempo di andare via, dato che la nave sta per ripartire, nonostante il ragazzo non sia felicissimo all'idea di non rivedere più il suo piccolo amico. Lo stesso però sembra valere per Vatrel, che si lancia, volando come riesce, verso Roy per raggiungerlo. Marduk capisce cosa sta succedendo e dona una Pokéball a Roy, quando una folata di vento mette in pericolo Vatrel che inizia a cadere verso il fiume. Roy corre così verso il Pokémon lanciandogli la Pokéball per prenderlo al volo, riuscendo a salvarlo e catturando un nuovo compagno. Nel frattempo, Liko era andata a fare compere per Marduk, quando si perde in un vicolo cieco della città, finendo per scontrarsi con un ragazzo, quando davanti a lei appare Behiyam, che sfrutta i suoi poteri psichici per far sì che il ragazzo, o meglio, Spinel, possa rubarle il ciondolo. Nel prossimo episodio, Liko ha problemi di memoria, con i Locomonauti che cercheranno di recuperare la ragazza, e una giovane star del web di Paldea farà la sua apparizione. Segui il continuo della storia con i nostri In Sintesi.